La prossima oratrice è la dottoressa Maria Caramelli dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino. L'avete sicuramente vista in televisione diverse volte e ci parlerà, ci dirà che cos'è che non dobbiamo scoprire mangiando. Io comincio a parlare, tu me lo metti. Buongiorno a tutti. Allora, questa tempesta del cambiamento climatico, l'inquinamento, il riscaldamento globale, i disastri, l'Italia è un paese molto fragile dal punto di vista idrogeologico, avete visto, cosa fa agli animali e cosa fa al nostro cibo? Siamo in una nuova era dal punto di vista dei cambiamenti, bellissimo il titolo del professor Gullino, il secolo che cambia, è cambiato tutto. Cambia anche per quanto riguarda quello che mangiamo oggi, sarà quello che mangeremo oggi a pranzo, sarà il riflesso di cosa è successo nell'ambiente, di cosa è successo nel mondo. E per questo questo è già una buona motivazione per non pensare che occuparci dell'ambiente sia un problema del futuro. Noi non possiamo avere un ambiente malato e un cibo sano, quindi quello che succede nel mondo adesso poi succede nel vostro piatto, tanto più che mangiate cibo che mangiamo tutti cibo che arriva da tutto il mondo. L'altra cosa che succede è che cambiano le malattie degli animali. Tutte queste cose, il riscaldamento globale, i commerci globali, l'inquinamento, cambiano le dinamiche delle popolazioni degli animali, cambiano la diffusione delle malattie degli animali. E perché ci deve preoccupare? Perché la maggioranza delle malattie infettive degli ultimi 20 anni, il 70% è legato agli animali, è causato agli animali. Quindi controllare, all'inizio bellissimo il video di Ilaria Capo, che è una collega, una veterinaria, anzi finirò, visto che poi dovete iscrivervi e fare degli studi, finirò raccontando cos'è adesso un veterinario, ma ci metterò un secondo, cos'è soprattutto poi una veterinaria, visto che ormai sono in maggioranza donne. Cosa rappresenta il riscaldamento, il cambiamento del clima sulle malattie degli animali e di conseguenza sulla nostra salute? Cos'è che sta cambiando tantissimo? Il tema degli animali selvatici, va sicuro che sarà quello di cui ci si dovrà occupare nei prossimi anni. La preoccupazione è delle nuove malattie che arrivano agli animali selvatici e da lì a noi. Non necessariamente in modo diretto, ecco, affatto. Non è che gli animali selvatici nuovi, le popolazioni di animali selvatici, sapete che stanno aumentando tantissimo, sono sempre più vicini alle nostre città, no? Da piccola io i bambi li vedevo solo nei cartoni animati, adesso li vediamo, chiunque di noi può vedere gli animali selvatici, cinghiali che ci attraversano la strada, le caprioli che sono quasi nelle case. Cosa sta succedendo? Che loro stanno aumentando e le malattie che possono veicolare stanno aumentando e possono passare all'uomo. Quindi questa è la prima grande modifica che c'è. Come passano? Soprattutto indirettamente. Io volevo mettere solo un attimo. Quindi cambiano le malattie degli animali e le nostre. Sapete qual è la malattia che, secondo gli Stati Uniti, in America ci dicono che diffonde più velocemente dopo l'AIDS adesso? È la malattia di Lyme, una malattia veicolata da zecche, una malattia complicata da diagnosticare, da artrite, proprio da anche encefalite, miocardite, è un'emergenza nel mondo, è portata dalle zecche, un batterio, ma le zecche possono portare tanti altri agenti di malattia, le zecche degli animali selvatici, in particolare quella della malattia di Lyme sta sui caprioli. Ma ci sono zecche su tutti gli animali selvatici, anche sui ratti, anche poi, sapete, quelle degli animali domestici. Ora, questa malattia che si diffonde così rapidamente, veicolata da zecche, le zecche a causa del cambiamento climatico, dell'aumento delle temperature, si moltiplicano sempre più velocemente, cioè le zecche non sono insetti, sono artropodi, però
gli artropodi, le zecche e le zanzare, e poi vi dirò cosa fa zanzare, che è già stato accennato, stanno moltiplicando i loro cicli riproduttivi. Prima, qualche anno fa, dalle nostre temperature ne facevano meno. Oggi si riproducono molto più velocemente, sono veicolo di malattie nuove. Anche le zecche stanno aumentando la loro moltiplicazione, portano queste malattie come quella di Lyme. Beh, in questi giorni in Svizzera c'è un allarme per 300-400 casi di encefalite da zecche, sempre portata da ungulati, da, noi lo chiamiamo così, animali selvatici con lo zoccolo, quindi tutti cervi, caprioli, daini, camosce e così via, che stanno aumentando. L'encefalite da zecche è un virus portato appunto dalle zecche e veicolato, trasportato come un taxi dagli animali selvatici, che non si ammalano ma portano le zecche sempre più vicino a noi. Oggi l'allerta zecche è quella delle scampagnate, dei picnic, se andate tra i cespugli intorno ai 1000 metri. È facilissimo ormai essere punti da una zecca, mi raccomando, bisogna toglierla, portarla ad esempio a un istituto zooprofilatico per vedere se è infetta. Noi vediamo che una zecca su 4 è infetta per malattie, quindi dobbiamo sapere, e bisogna sapere prima se intervenire. Quindi aumenta la temperatura, aumentano le zecche, aumentano gli animali selvatici e nel mare si ammalano di più. Siamo tutti preoccupati per i cetacei, per gli spiaggiamenti. L'Italia è un po' un molo allungato nel Mediterraneo, no? Quindi abbiamo spiaggiamenti in continuazione. È chiaro che se ci sono certe correnti e un delfino muore perché deve morire, anche lui può spiaggiare. Allora, cosa è importante? Che quello che stiamo facendo come zooprofilattico è di monitorare gli spiaggiamenti, e effettivamente ci sono dei picchi di spiaggiamenti anomali. Quest'estate la Liguria, il famoso santuario dei cetacei, sapete dove sono tutti, dovrebbero essere tutti, vivere in salute e in pace. Il santuario Pelagos è un'area che è davanti tra Liguria e Toscana, ci sono stati un picco di spiaggiamenti di stenelle. Ora, due cose che riguardano, cosa diciamo oggi, quel mare. Il mar Mediterraneo è il mare più trafficato del mondo, il Mar Ligure è il mare dove, sapete, se leggete, ci sono continuamente sversamenti da parte delle imprese, delle aziende, di contaminanti ambientali. Un mare fortemente inquinato, questo santuario è un mare fortemente inquinato. L'altra cosa è il fatto che noi facciamo l'autopsia su questi animali e cosa troviamo? Sì, certo, muoiono anche per le plastiche, giusto, per le macroplastiche, eccetera, ma muoiono soprattutto di morbillivirus, di un virus. Morbillivirus, famiglia anche del cimurro del cane, famiglia del morbillo del bambino, non passa all'uomo. Ma perché muoiono di morbillivirus? Perché sono animali, questa è l'ipotesi, che sono in uno stato tossico continuo causato probabilmente dalle nanoplastiche e dai contaminanti ambientali. Cioè non dovrebbero morire per il morbillivirus, dovrebbero superarlo in gran parte, eppure sono animali che vediamo, facciamo questo lavoro moltissimo con tante università in Italia, sono animali che hanno uno stato immunitario defedato a causa delle contaminazioni dell'ambiente, a causa dell'aumento delle temperature e del mare. Insomma, sono più fragili e muoiono quindi per un'altra cosa, per un virus. Questo per dirvi come animali stupendi così sono indicatori dello stato di salute del mare. Volevo ancora ricordare una cosa, ecco. L'altro grande aspetto per cui dobbiamo preoccuparci di cosa succede nel mondo è che noi non mangiamo affatto, non mangiamo quello che è a un metro, due metri da noi. Poi non è detto che quello che cogliamo a un metro, due metri da noi sia sano, sia immune da contaminazioni, affatto, no? Vedete cosa... Quando ci sono le allerte grosse in Italia, è stato proibito adesso di pescare i molluschi nelle vongole alla foce del Sarno in campagna, nel sud Italia, perché sono talmente piene di metalli pesanti
perché i colleghi che hanno fatto l'analisi hanno detto: ma qua le hanno immerse nella benzina, cioè sono, eppure erano, sono vongole nel nostro mare meraviglioso. Quindi non è vero che tutto quello che mangiamo fatto qua in Italia sia tutto sano, però indubbiamente dobbiamo renderci conto, questa è un'insalata, è un ristorante inglese, ma può valere, perché è una foto famosa, può valere per tutti, che noi mangiamo globale. Su cosa siamo autosufficienti, per esempio sugli alimenti di origine animale? Solo sul pollo. Noi siamo un paese che riesce a produrre più pollo di quello che produce. Tutto il resto dobbiamo portarlo da fuori. Carne, latte, ovviamente anche i vegetali, i legumi, la frutta. Questi sono esempi, ecco, per ricordarci che se prendiamo soprattutto magari alimenti, diciamo materie prime che crediamo fortemente italiane, le prendiamo invece da fuori, guardiamo l'importanza dell'India e della Cina come produttori di alimenti che finiscono nel nostro cibo. Quindi noi abbiamo nel piatto tutto il pianeta. Ok, questo ci permette di mangiare tutti, questo è giusto, questo va bene, non possiamo andare contro questa corrente, ma dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza del fatto che i rischi di tutto il pianeta, cioè dei rischi globali molto lontani da noi, possono, locali, possono arrivare, possono diventare globali immediatamente. Cioè sull'alimento non possiamo, no? Non si può mai pensare di avere rischio zero non c'è, ma possiamo conoscere meglio come si muove e quali rischi possono arrivare da tutto il mondo per tutelarci. Io volevo ricordare una cosa, questa cos'è? La sicurezza alimentare, no? Sicurezza alimentare è quello che facciamo noi, facciamo tutti, di far sì che non ci si ammali mangiando, no? Le malattie trasmesse dagli alimenti stanno aumentando, per tanti motivi, ci siamo detti, uno anche tra l'altro che non vi riguarda è quello che siamo sempre più vecchi, più si è vecchi, sapete, l'Italia è uno dei paesi che con la maggiore insomma, longevità, le donne, le signore, soprattutto noi signore aspiriamo a 84, 85, 80, ormai 85 anni di media. Ora, più si allarga la popolazione vecchia, più è facile, questa è più vulnerabile alle malattie trasmesse dagli alimenti. Un altro motivo per cui aumentano le malattie trasmesse dagli alimenti, l'avete toccato prima parlando degli stili di vita e di alimentazione, si mangia sempre più fuori, quindi ristorazione collettiva, e sempre più crudo anche. Il crudismo è un elemento di rischio, perché se noi ci togliamo quello che è il trattamento termico, cioè quello che il caldo uccide i batteri, è chiaro che mangiando crudo, ormai si mangia crudo tutto, pesce con i suoi parassiti, come sappiamo, così è chiaro che abbiamo un altro fattore di rischio. Insomma, ci sono tanti fattori di rischio che mettono a repentaglio la sicurezza alimentare, ma lo è sicuramente il commercio globale, questo movimento continuo di materie prime e di mangimi. Però non, se questa è la nostra preoccupazione, non dobbiamo dimenticarci che sicurezza alimentare, un unico termine in italiano, gli anglosassoni giustamente separano, quella che preoccupa noi è la food safety, non ammaliamoci mangiando, ma c'è la food security, è sempre detta sicurezza alimentare, a volte leggete i titoli nei goal dell'agenda sostenibile prima rappresentata, c'è la sicurezza alimentare, ma intesa come non morire perché non c'è cibo, è il contrario, cioè cercare di arrivare a fine giornata con le calorie sufficienti. Questo spiega prima l'esempio bellissimo dell'epidemia, cosa ha cambiato tutta la storia del mondo, questa migrazione degli irlandesi verso gli Stati Uniti a causa perché avevano fame, e così i flussi migratori oggi che ci permettono, voglio ricordarlo, i flussi migratori ci permettono di sostenere quello che è il comparto più prezioso del paese. Noi in cosa stiamo crescendo, l'unica cosa in paese? Cosa stanno crescendo i lavoratori? Sull'agroalimentare, l'unico export che sta crescendo. Chi è che sostiene manualmente l'agroalimentare? Sono gli emigrati. Perché noi senza questi 300.000 lavoratori che arrivano da fuori, noi non facciamo i nostri pomodori, le nostre verdure e così via. È una digressione, ma era necessaria per dirvi che sicurezza alimentare
E il termine vero anglosassone va separato tra food safety, quella che preoccupa noi, e la food security. Oh, l'ambiente, noi non riversiamo soltanto delle contaminazioni chimiche, adesso sappiamo, pensiamo alle diossine, tutto quello che è industria, che fa combustione, manca un'autostrada, tutto produce diossine. Diossine sono cancerogene, sono mutagene. Dove vanno? Vanno negli alimenti, soprattutto di origine animale, vanno al tuorlo dell'uovo, vanno al latte, vanno alla carne. Ma riversiamo metalli che troviamo soprattutto poi nei vegetali, insomma nessun cibo è immune. Ma l'ultima cosa che volevo dire, ricordarvi che riversiamo anche nell'ambiente dei superbatteri. Sapete che la grande preoccupazione è l'antibiotico resistenza, oggi previsione di decine di migliaia di morti, ma stanno già morendo adesso, ecco, negli ospedali, perché non ci sono più antibiotici, non è che non ci siano più antibiotici, ci sono batteri così resistenti agli antibiotici che delle infezioni banali, renali, della cute, ecco, possono essere mortali, perché circolano superbatteri, proprio così, resistenti agli antibiotici. Li abbiamo selezionati in tanti modi, l'allevamento, la zootecnia, insomma la parte nostra l'abbiamo fatta purtroppo, ma non solo, ma questi superbatteri sono ormai nell'ambiente, noi li troviamo nei cinghiali, li troviamo nei delfini, troviamo le salmonelle resistenti agli antibiotici nei delfini. Questo vuol dire che stiamo buttando nell'ambiente batteri che abbiamo selezionato e che sono resistenti agli antibiotici. Io volevo solo ricordare, adesso mi spiace perché non voglio fare questa influenza vera. Allora, chi si occupa di questa cosa in Italia sono gli istituti zooprofilattici sperimentali, una rete di istituti che dipende dal Ministero della Salute. Io ne ho diretto uno fino a quest'inverno, quello del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Rete unica nel mondo che permette, è vero, cosa è stato detto prima, una sicurezza alimentare che non c'è in tutto il mondo. Siamo soprattutto veterinari, ma biologi e chimici, quindi se volete fare qualcosa in cui si opera poi proprio sulla salute, ecco, il veterinario non cura solo il cane e il gatto, il veterinario controlla la salute, tutela la salute alimentare e la salute degli animali, per cui sì, fate uno spot per la veterinaria. Grazie. Il primo amore non si scorda mai. Verissimo. Benissimo, grazie mille per questo intervento anche così passionale. E domande da parte vostra? Penso che sia molto bello vedere queste visioni. Ci sentiamo sempre dire, ed è vero, che la scienza sta diventando sempre più specializzata, ed è vero. Però è vero che per avere i veri progressi tutta questa specializzazione si deve mettere insieme in una visione globale. Mi sembra che tu ne abbia dato veramente una bella immagine. Allora, sono qua. Okay. Noi a livello concreto, come persone, come possiamo ridurre il livello di diossine e di metalli negli alimenti? Cioè, c'è qualcosa che possiamo fare a livello concreto? Possiamo fare una sensibilizzazione di chi decide poi sul rischio, perché poi chi fa l'analisi del rischio, chi decide se è meglio tenere aperta, guardate l'Ilva, no? Cos'è? È meglio tenere un'azienda che dà lavoro a tante persone ma può mettere a rischio la salute, o chiudere e lasciare tutti più sani ma togliere i posti di lavoro. Ecco, quella è una cosa che deve decidere il politico, mai lo scienziato, molto ragione professoressa quando dice il ricercatore non è un tifoso, però deve far uscire i dati. Quindi il politico deve decidere, ma noi possiamo sensibilizzare all'esistenza del problema. Dal punto di vista invece, poi tu a casa quando arrivi cosa puoi fare contro le diossine? Quella è una bella domanda, perché si può far tanto nei confronti di virus e di batteri, applicando ad esempio batteri, l'igiene in cucina, la cottura, usare il freddo,
Noi abbiamo molte armi nei confronti degli agenti patogeni, dei biologici. Nei confronti dei contaminanti chimici è veramente un terreno scivoloso sapersi difendere, perché magari si prendono delle posizioni, si crede di essere difesi contro un contaminante e poi non lo si è verso l'altro. L'esempio delle diossine è un po' banale, ma penso che sappiate che abbiamo trovato e sono trovate più diossine poi nelle uova di galline che becchettano all'aperto, insomma, quindi secondo l'immaginario di animali più felici che sono allevate all'aperto, che le galline tenute chiuse in una gabbia grossa come un foglio A4, cosa orribile, però sono meno esposte ai contaminanti ambientali. Quindi credo che sia importante non avere un pensiero unico, ma critico. Salve, io volevo chiederle invece il percorso di studi di veterinaria, quanto dura e le specializzazioni, quanti anni sarebbero poi? Ma adesso io non lavoro all'università e c'è la vicerettore. Quindi sugli aspetti tecnici del corso di studi a disposizione. Per entrare nel pubblico, nell'amministrazione pubblica, è necessaria la specializzazione, ormai questa è la domanda, quindi più i 3 anni di specializzazione e il percorso è effettivamente molto lungo. Anche per i veterinari si sta cercando di pensare qualcosa, così come si sta pensando per i medici, di poter far rientrare nella pubblica, parlo di pubblica amministrazione perché la sicurezza alimentare in Italia è solo pubblica, per fortuna, per adesso, e per entrare, di cominciare a far entrare anche specializzandi, no? Un po' come sta accadendo per i medici. Indubbiamente è un corso di studi molto, molto, molto lungo. Salve, vorrei avere se è possibile un approfondimento sul crudismo, soprattutto riguardo carne, pesce. Crudismo, crudismo ci mette mette a rischio la salute se c'è nel crudo c'è qualcosa. È chiaro che se è un pesce, latte, carne non contaminato, sano, sicuro, non corriamo alcun rischio. Problema è che non essendo stato trattato questo alimento, noi non abbiamo usato quella che è l'arma contro batteri, virus e parassiti, la cottura. No, l'uomo si è accorto quando era nelle caverne che si appendeva i pezzi di carne in cima, poi c'era il fuoco, il fumo, la carne diventava buonissima, ha scoperto la fumicatura, ma anche si conservava per dei mesi, perché anche se non sapeva dargli un nome, aveva distrutto batteri che la facevano degradare. Quindi la cottura, un momento di evoluzione, non voglio entrare nel bellissimo campo del professor Desto, però è la cottura è un momento di evoluzione. Ora, se si torna indietro, bisogna avere un cibo più sicuro possibile, perché allora il latte, se bevi il latte crudo, deve essere sicuramente privo di batteri, perché i batteri presenti nel latte crudo possono causare malattie anche mortali. Ricordiamo la SEU per i bambini piccoli sotto i 5 anni, una malattia che distrugge i reni e quindi è estremamente grave. In genere penso che il cibo crudo sia da usare con cautela. Voi si potete mangiare tutto quello che volete perché siete giovani e sani, ma con cautela nei bambini piccolissimi, nelle donne in gravidanza, meglio di no, e negli anziani. Perché la risposta alla possibile presenza di virus, batteri o parassiti è naturalmente diversa. Voglio ricordare che all'inizio del secolo, dello scorso secolo, a un miliardario di New York che fondo i magazzini Macy's, muore il bimbo di pochi mesi per una gastroenterite data da un batterio del latte, e lui dona a tutti gli ospizi di New York che tenevano bambini orfani, raccogliono i bambini orfani e i lattanti, dona dei pastorizzatori in pratica, cioè
da quel momento, quando cominciarono a pastorizzare il latte, cioè a cuocerlo, la mortalità dei neonati crollò negli ospizi. Prima morivano. Questo per ricordare che la cottura è un momento importante nella nostra storia. Se torniamo indietro, dobbiamo avere un cibo più sicuro, quindi pesce crudo deve avere l'abbattito, deve essere stato abbattuto contro i parassiti e così via. Il latte deve provenire da allevamenti, se latte crudo da allevamenti sicuramente è sicuro. Insomma, il crudo richiede più attenzioni di altri cibi. C'è una domanda là. Lei ha parlato molto di malattie portate dagli animali. Piante, frutta, verdura non portano nessun tipo di malattia, non hanno alcun rischio, non parlo di rischio per le coltivazioni o per, alla fine, alcuni particolari tipi di piante che stanno diventando monopolizzanti, parlo proprio di rischi per la salute, non ne portano? Per quanto riguarda le coltivazioni è già stato affrontato, penso che verrà ancora, lascio agli esperti che sono con me. E dal punto di vista della la verdura è come veicola dei batteri pericolosi per le persone, se in questo senso, nel senso che non pensiamo che non ci siano anche super batteri resistenti nelle insalate, nelle verdure, nella frutta e così via, non sono solo un rischio degli alimenti di origine animale, che sono spesso più demonizzati, no? Spesso si parla più di pericolo carne, latte e così via. Da quel punto di vista lì, se era quello che intendevi, sono d'accordo, sono anche rischiose tutto quello che è ortofrutta. Da quel punto di vista lì. Andiamo. Ok, allora andiamo avanti. Grazie ancora. E adesso il prossimo relatore.